sale operatorie chiuse, interventi rinviati a data da destinarsi, liste d'attesa sempre più lunghe. La situazione si fa più rovente negli ospedali di tutta Italia, dove si applica la legge 161 che dal novembre dello scorso anno vieta i turni massacranti, come già prevedeva la direttiva europea 2003/88, non si riesce a garantire il servizio richiesto dai cittadini e si produce un allungamento all'infinito delle liste d'attesa. Dove invece il rispetto delle normative resta un optional, il personale sanitario è allo stremo delle forze ed in diversi casi non conta neppure sul supporto dei direttori generali che arrivano a negare i tabulati degli orari di servizio utili per avviare contenziosi con lo Stato e non contro la propria azienda per ottenere i rimborsi. Una situazione che ha portato il gruppo Consulcesi a preparare denunce alla Procura della Repubblica nei confronti di quei DG per omissione di atti di ufficio. Una problematica che va ad acuire una situazione già estremamente delicata e che impone un rapido intervento attraverso le assunzioni, come si sottolinea anche da CIMO, il principale sindacato di riferimento dei medici ospedalieri, attraverso il presidente nazionale Riccardo Cassi. C'è assolutamente la necessità di intervenire con lo sblocco sul turnover, anche perché i turni di guardia la notte per un medico di 55-60 anni non hanno lo stesso effetto, al di là del rispetto dei riposi, del tetto delle ore, ma comunque non ha il fisico di un ragazzo di 27-30 anni, perché è un ragazzo a 27-30 anni. Quindi bisogna mettere giovani all'interno degli ospedali perché imparino, perché si formino e perché coprano anche questi turni di guardia, anche perché forse un medico specialista affermato di 55-60 anni potrebbe essere più utile ad abbattere le liste d'attesa che a fare i turni di guardia. Noi come sindacato abbiamo fatto una convenzione per fornire ai nostri iscritti lo strumento per fare ricorso. L'abbiamo divulgata, l'abbiamo diffusa e questa è la nostra posizione, ovviamente. D'altra parte c'è l'altra di comunque assumere le persone. Tanto non sono in contraddizione le due cose. Sono due cose diverse, anche perché poi fatti ricorsi non ho risolto il problema di chi farà i turni di guardia.